Avete iniziato questa mattina con zia Mariù? Abbiamo iniziato questa mattina alle 8 del mattino, continueremo tutto il giorno fino alle 17 facendo tantissime attività, andiamo al mare, andremo in piscina, andremo in villa comunale, non solo noi ma insieme a tante anche associazioni del territorio, insieme all'associazione Regalerò un sogno di clownterapia, insieme a Euresto, che insieme con cui faremo grandi giochi e caccia al tesoro in villa comunale ogni venerdì, picnic e quant'altro. Quanti sono i bambini che hanno aderito, cioè le famiglie che hanno aderito con i propri figli a questa iniziativa? Le famiglie sono tantissime, e adesso oggi siamo, quanti siamo? Siamo 16? Beh, un urlo, tutti quanti, 16! 16! Sono 16, ma arriviamo fino a 27 perché ovviamente per rispettare tutte le norme igienico-sanitarie nei nostri spazi e anche all'aperto non possiamo essere di più e ci teniamo tantissimo ovviamente al divertimento ma soprattutto alla salute dei nostri bambini e di tutti noi. Quindi tante iniziative che saranno messe in campo per far divertire questi bambini. Per farli divertire, per educarli al territorio, all'ecologia, alla natura, educarli alla lettura, al mare. E loro sono stati oggi i primi che hanno detto qua non possiamo fare la doccia con lo shampoo. E quindi non abbiamo fatto ovviamente le docce con lo shampoo, ma ci laviamo soltanto i capelli con l'acqua. Quindi sono tante piccole accortezze che loro hanno e quindi faremo belle cose importanti proprio per crescere insieme. Come ti chiami? Gabriel. Gabriel, che cosa mi vuoi cantare? È una canzone. Fammela sentire. Ok. Occhiali tondi, fulmine in fronte, queste bacchette contro mangia morte, anche se scorre sangue serpe verde, oggi il cappello ha scelto un'altra sorte, silente. È settembre, 9:15, se del treno parte, per tuo proprio destino non si sfugge. Bravo! Luca, è iniziata proprio bene questa stagione estiva per i bambini? È iniziata bene e per noi in realtà è una continuazione, perché abbiamo finalmente potuto riprendere una tradizione che abbiamo avviato tanti anni fa con l'associazione App alle Castella, poi è continuato negli ultimi tre anni anche a Crotone, e il Covid ce l'aveva un po' impedito, ma quest'anno abbiamo voluto ripartire e davvero alla grande, coinvolgendo, come diceva Francesca, tante realtà del territorio, l'associazione Io Resto, la SD Academy e tante altre, davvero, perché sentiamo che i bambini hanno diritto ad avere quello che è un po' questo tempo li ha impediti, li ha rubati. Noi vogliamo regalarli tutto quello che veramente la nostra volontà, il nostro impegno possono regalarli.